Buongiorno, allora io sto andando al lavoro, sì, rientro al lavoro oggi, mi dai buongiorno anche il signorino qui, Chicolo, amore. Allora, in realtà rientravo ieri, però c'avevo il giorno libero oggi, quindi adesso sono al lavoro, tra l'altro devo prendere anche tutti i sacchi di spazzatura che sono fuori, sono tipo 5, 4, 5, un bel po', insomma. Tra l'altro stamattina non mi sono neanche truccata, ho fatto solo quello che faccio sempre, con l'inizio del viso, però ho deciso di far respirare un po' la pelle. È già liscia, con quel metodo che vi dicevo ieri, è liscia, come il colletto di un bambino, veramente. Comunque, ci vediamo. Sono appena uscita dal lavoro, sto andando a casa da Zac, Marco ovviamente a lavorare, comunque. Dopo queste 3 ore di lavoro devo dire che il polso comunque sta abbastanza bene, anche perché prima di entrare avevo preso il Voltaren, quindi comunque andava bene. Certo, non nego che comunque certe cose ancora mi fa un po' male, però comunque un pochino meglio, dai. Come al solito piove. Era una bellissima giornata quando sono uscita di casa e adesso piove. Comunque vabbè. Adesso andiamo, che tra l'altro devo anche pulire tutta casa, quindi, e mi devo fare la doccia io, quindi. E poi il canino è da solo da troppo tempo, quindi, e voglio fare le tante coccole, quindi adesso andiamo, ci vediamo. Allora, sono appena arrivata a casa, ho già dato da mangiare al cane, adesso io prendo e mi metto a pulire casa, anche perché è veramente da pulire, per l'ennesima volta, anche perché avendo il cane, se qualcuno di voi ce l'ha, mi capisce. Quindi adesso tanto spengo il riscaldamento e mi metto subitissimo a pulire casa, perché quando Marco torna voglio che casa sia pulita. Però prima aspetto perché ho dato del formaggio, una mortaccia di formaggio a Zac, che gli fa bene per le ossa, per chi deve prendere calcio. Aspetto l'abbia finita e poi pulisco casa. Ho pulito tutta casa, adesso mi fiondo subito in doccia, che ne ho bisogno, notare una cosa, devo farvi vedere una cosa. Allora, ho tolto tutta la roba dagli stendini, quindi non c'è niente, teoricamente dovrei fare una lavatrice, però in questo tempo non si può fare, e notare tutto quello che ho da stirare. Ebbene sì, tutta questa roba è tutta da stirare. Tra l'altro volevo ricomprare un altro di questi che l'ho comprato da IKEA. Ho deciso di dividere le cose perché così, insomma, cioè nel senso, questo lo tengo, uno lo tengo per tutta la roba da stirare, mentre l'altro lo tengo solo per tipo calzini, mutande, reggiseni, felpe, golfini, tipo questo, roba che non è da stirare, ecco, insomma. Comunque noi ci sta la fortuna che non è tanto da stirare perché come li tolgo dalla lavatrice sono abbastanza da stirati, quindi, cioè nel senso, da centrifuga è abbastanza serrata, ma chiamato anche il mio collega. Però io adesso mi fiondo in doccia, tanto prima mando un messaggio a Marco. No, vabbè, non importa che glielo mando. Tra l'altro volevo chiedere un consiglio, se qualcuno di voi ha animali in casa, soprattutto se mi può aiutare, perché da quando abbiamo il signorino lì che sta mangiando il cazzino di Marco, praticamente le mattonelle sono diventate, cioè tra una mattonella e l'altra, la riga nel mezzo è rimasta tutta nera, questa parte qua, anche qui un po' e qua, quindi mi rimane tutto nero e non so come fare per farlo venire via, che sembra poi bagnato di pipì, ma in realtà non c'è pipì. Io gli metto tappetini, ma non ce la fa sopra, quindi non so neanche come farlo,
diventare normale. Beh, ma chiaro, quindi sapete i consigli, fatemi sapere. Comunque io adesso vado, fammi la doccia, ci vediamo. Guardate un po' chi è tornato. Saluta. Siamo tornati dalla passeggiatina serale con il canino. Adesso io metto a stirare tutta quella roba che vi ho fatto vedere prima. E vedo l'ora di aver già finito. Sento amaramente di non averlo fatto prima. Allora, non ho finito di stirare, infatti qui c'è un monte di roba, però ho lasciato fuori l'asse e il ferro. Domattina stiro, nel frattempo uno dorme e l'altro dorme da questo qui piccino, un pochino mangia, ebbene sì, nel frattempo ho messo a caricare anche il vlog di ieri. Che casino, devo farlo stamattina ovviamente, non l'ho fatto assolutamente prima come al solito. E niente, comunque poi non lo mangia e io vi saluto adesso, vi do la buonanotte. Mi la dà anche Marco, anche se sta dormendo, infatti parlo un po' più a bassa voce, però va bene. Niente, vi mandiamo un bacione enorme e buonanotte. Ciao ciao.